Benvenuti su Homebreading. Oggi parliamo del Ghostwriter, una figura che chiunque abbia bazzicato per il settore editoriale avrà sentito nominare almeno una volta, o anche gli appassionati magari, ma andiamo a vedere che cos'è nello specifico. Ok, il ghostwriter, appunto prendendo la parola abbiamo ghostwriter, quindi fantasma e scrittore, per cui che cos'è ghostwriter? L'unione di entrambe le parole, lo scrittore fantasma, detto anche scrittore ombra, si occupa di prendere un'idea da un committente che commissiona quell'idea al ghostwriter e andare poi a metterla su carta. Quindi il ghostwriter si occupa di scrivere per conto del committente un romanzo ideato dal committente. La storia sarà di certo con l'idea originale della persona che ha concepito il tutto, ma avrà comunque uno stile, un modo di scrivere del ghostwriter. Quindi questo è qualcosa da prendere in considerazione perché è importante, ma ci torneremo dopo. Per cui ghostwriter scrive su commissione. Ma cosa fa? Perché scrittore fantasma, alla fine del testo, una volta scritto, si avrà il prodotto finito e il prodotto avrà comunque il nome dell'ideatore. Quindi io ho un'idea, sono l'ideatore, do al ghostwriter la mia idea e voglio che quell'idea sia sviluppata in un certo modo. Il ghostwriter scriverà la storia su quell'idea che io ho fornito e alla fine il libro riporterà comunque il mio nome. Anche se io non ho scritto quel libro, ho solo avuto l'idea. In Ghostwriter fa questo e lo fa per quale motivo? Si diverte? No, immagino sia una noia scrivere di qualcosa che lui non avrebbe mai scritto perché altrimenti l'avrebbe fatto lui. E quindi perché lo fa? Per soldi. Il Ghostwriter ad oggi è un lavoro a tutti gli effetti, molte agenzie letterarie mettono addirittura a disposizione il servizio di ghostwriting, per cui non è difficile trovare un ghostwriter che possa fare a caso vostro nel caso vogliate utilizzarne uno. E potete trovarlo anche su dei siti freelance, quindi molto molto facile trovarlo. I compensi quali sono? Si parla dai 3 ai 10.000 euro anche per romanzo, ma dipende dal romanzo, dipende dalla storia, dalla molle del romanzo, da quanto lavoro c'è da fare, se è un romanzo o un racconto, quindi vi do delle cifre indicative perché si trovano anche lavori svolti per quelle cifre in giro, ma può essere qualcosa in più come qualcosa in meno per chi inizia col ghostwriting ed è alle prime armi magari, però sappiate ben scegliere un ghostwriter nel caso voi voleste sceglierlo, perché comunque si affida una propria idea a qualcun altro, quel qualcun altro deve essere quantomeno in grado di metterla nero su bianco, quindi avere un minimo di competenze. Io non posso improvvisarmi scrittore dall'oggi a domani e dopodomani dico ok, sono il ghostwriter. No. Altrimenti che prodotto potrebbe uscire? Magari sì, chiedo pochissimo in termini di compenso, ma che prodotto ho? Ok? Quindi questo è il ghostwriter, questi sono i compensi, è un lavoro riconosciuto, abbiamo visto dove trovare un ghostwriter. Opinione personale, io sono a sfavore del ghostwriter perché io ritengo la scrittura un processo intimo e quindi io tengo a comunicare con il lettore. Attraverso la storia che io scrivo, voglio intrattenere il lettore con la mia storia, raccontare di me anche attraverso la mia storia, perché ogni autore lascia sempre un po' di sé all'interno delle pagine. Quindi, se io vado invece a raccontare un qualcosa attraverso la penna di un'altra persona, mi sentirei quasi derubato di parte della mia identità. L'entusiasmo sta proprio nello scrivere, nel processo creativo, con tutte le difficoltà che possono esserci. Il modo in cui si dà concretezza a quello che prima era nella mente e che poi trasportiamo su carta. Questo per me è un valore molto importante, il messaggio che vogliamo comunicare, il modo in cui vogliamo comunicare, perché poi ognuno di noi ha uno stile, ma che stile potrò mai avere io se non sono io a scrivere il testo, ma qualcun altro? Lo stile sarà del ghostwriter, cioè le persone non mi conoscerebbero mai davvero per ciò che sono. L'autore è tale perché sono i lettori a dar forza, come attraverso il commento, attraverso l'appoggio, i suggerimenti, il responso in merito alle storie che leggono, che abbiamo scritto. Tutto questo viene a mancare praticamente del tutto. Quindi tutto ciò che per me è la scrittura si riduce a un mero, un'idea, lo do a quell'altro come lo sviluppa,
scrivo un libro sotto nome mio, magari vendo, magari no, ma se vendo bene. Quindi tutto gira attorno a cosa? All'aspetto economico, che poi ben vengano delle entrate, ma la scrittura non è solo quello, la scrittura è passione, amore, è tanto tanto altro, per cui mia opinione personale è questa in merito all'utilizzo del ghostwriter, potete condividere o meno, non tutti la pensano come me, anche perché altrimenti il ghostwriting non sarebbe esistito come lavoro, però sappiate che esiste, è facile trovare servizi di ghostwriting, e ora che sapete qualcosa in più, se vi va potete lasciarmi un feedback nei commenti, lasciare un like se non sono riuscito a essere esaustivo e a dire la mia al meglio, e nel caso non l'aveste già fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, spuntare la campanella di notifiche per restare sempre aggiornati e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie.